Onorevole Cassese, la farsa dell'Ilva continua. Ebbè, di quello voi parlavate di Ilva chiusa, ora si è girata la frittata produzione di idrogeno e ci vorranno 15-20 anni. Siamo stanchi che i tarantini vengano presi per i fondelli dalle vostre false promesse. Va bene, allora, non è il momento di fare provocazioni. No, è una domanda, non è una provocazione. Io la invito ad ascoltare meglio i messaggi del governo, perché l'intervento sull'idrogeno a Taranto nulla ha a che fare con l'Ilva. Parliamo della realizzazione di un hub per l'idrogeno a Taranto, primo hub in Italia per la produzione di idrogeno, che è un'attività parallela, diversa da... E oggi con ArcelorMittal cosa si fa? ArcelorMittal continua a produrre e a uccidere. Allora, con ArcelorMittal c'è tutta una trattativa in corso, perché se ArcelorMittal non rispetta gli accordi del 4 marzo, ArcelorMittal andrà via. Sono due anni che non li rispetta e voi piegate la testa e accettate i diktat di ArcelorMittal pur di non perderlo. Va bene, allora io guarda... No, è una domanda, non è una... Se è un'intervista... È un'intervista su... Ilva fa parte del programma, la questione Ilva. La questione Ilva non è cambiata minimamente. Infatti non è cambiata nulla, è peggiorata. Va bene, noi abbiamo promesso a questo territorio la chiusura delle fonti inquinanti e dell'area a caldo di Taranto. E vi tenete ArcelorMittal. Quando finiremo il mandato, se non l'avremo fatto, ci verrà a... Ma nel frattempo non si è mosso un dito. Va bene. Non si vede nulla. Va bene. Non si vede nulla. Allora, va bene. Lei deve rispondere. Va bene. Allora, vogliamo... Cioè, io so... No... Sono solo domande. Qui ci sono picchi di benzene, di PM2,5, di PM10. La fabbrica sta collassando. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accettare ancora questo olocausto? Dobbiamo accettare continuamente le sue provocazioni? No, no, no. Voi state prendendo per i fondelli la città. A tutti i livelli, regionale e parlamentare, si deve sapere. Lei non vuole rispondere, onorevole. Ecco la mascherina. Basta il distanziamento, ecco, è arrivato. Benissimo, benissimo. È arrivato Vianello, quello che prometteva la chiusura dell'Ilva. Non parli più di chiusura? Abbiamo tolto l'immunità all'Ilva. Noi sì, parlavi di chiusura. Vi state piegando ad ArcelorMittal, siete schiavi di ArcelorMittal. Tolta l'immunità in metà. Rispondi, parlavi di Ilva chiusa, non lo dici più? Non dici più Ilva chiusa? Rispondi, non dici più Ilva chiusa? Rispondi, non dici più Ilva chiusa? Vai via. Rispondi. L'immunità. Rispondi. ArcelorMittal continua ad uccidere. Andiamo in altro e poi continuiamo. Sì, non ti preoccupare. Non è cabaret. No, il cabaret lo state facendo voi e siete pagati con denaro pubblico e state ingannando Taranto. Spero che tu vada anche da tutte le altre forze politiche, certo, a ricordare le responsabilità, certo, di 70, certo, anni su questa terra. Responsabilità enormi di centrodestra e centrosinistra e anche vostra. È una domanda. Vai a chiedere se vogliono chiudere l'Ilva agli altri. No, non la vogliono chiudere, voi la promettete. Che cosa promettete? Siamo gli unici. A che fare? A raccontare favole? Siamo gli unici. A che cosa? Che parlano ancora di chiudere l'Ilva. A prendere per culo i cittadini. Va bene, no, ma non ti preoccupare. Rispondi, Vianello, non scappare. State prendendo per i fondelli i cittadini.